Amicitelefonino.net, bentornati. Oggi proviamo l'LG KF700, meglio conosciuto come Secret, venduto in Italia in esclusiva TIM, confezione molto molto elegante per un telefono che davvero di eleganza ne ha da vendere. Eccolo qui, andiamo a vederlo nel dettaglio di questi suoi materiali davvero nobili che poi andremo a vedere. Confezione che comprende batteria da 800 mAh per una buona autonomia. Abbiamo un laccettino per portarlo in giro, una memory da 1 giga e sotto, oltre all'adattatore di rete, ovviamente per caricarlo, abbiamo le cuffie fatte molto bene perché sono delle in-ear, quindi qualità audio molto buona, ma se non ci accontentiamo possiamo sempre cambiarle e mettere le nostre cuffie preferite perché l'auricolare è in due sezioni, la prima col plug proprietario che va al telefono, la seconda con le cuffie. Ovviamente presente anche il cavo dati in standard LG, come dicevamo prima, il caricatore tutto ben diviso in scatolette nere e sotto manuali e mini CD con la suite. Ma andiamo subito ad installare il nostro telefono ed a conoscerne i materiali con cui è costruito. La prima cosa che salta all'occhio è la solidità di questo telefono. La micro SD va posta in questa posizione. Noi non usiamo la micro SD in confezione, ma una nostra di test. Come potete vedere, il dorso è in carbonio, carbonio vero, lo riconosciamo dalla tridimensionalità della trama, non è stampata su un supporto metallico, quindi non hanno badato davvero a spese quelli di LG, anche perché anteriormente abbiamo un vetro completamente piatto e poi vedremo essere anche touchscreen. Metallo per la parte laterale e plastica di buona fattura per i dorsi, la parte superiore. Abbiamo una cam anteriore per le videochiamate, c'è anche il sensore di luminosità per variare la luminosità del display. Posteriormente una cam a 5 megapixel con autofocus, molto performante, ma poi ne parleremo meglio. Flash LED e LED per l'autofocus. Lateralmente abbiamo molti tasti, oltre a quelli del volume, abbiamo quello per accedere alla multimedialità, dopo lo vedremo, per il multitasking, quindi per cambiare da un programma all'altro, e il pulsante a doppia corsa per la fotocamera. Anteriormente abbiamo il pulsante inizio chiamata, cancella fine chiamata e il tasto per entrare nel menu. Lateralmente il jack per l'accessoristica, ma il telefono è anche uno slide phone, quindi abbiamo una tastiera alfanumerica ben fatta, i pulsanti vengono premuti con semplicità e l'altoparlante posto inferiormente. Come vediamo, si accende anche la parte bassa del display per indicare sei tasti multimediali, eccoli qui. Al tatto c'è una piccola vibrazione che ci dà il feed dell'avvenuto recepimento del comando. A dire la verità, è un po' scomodo avere un tasto fisico e quattro tasti touch perché ci è capitato spesso, quando andiamo a premere il tasto centrale, di premere involontariamente anche i tasti a sfioramento. Quindi un pochino scomodo per quanto riguarda questo punto di vista. Ricordiamo, è un UMTS HSDPA tri-band GSM, abbiamo 100 MB di memoria integrata, ma andiamo a vedere le funzionalità principali. Andiamo alla messaggistica, abbiamo ovviamente una messaggistica molto completa. Proviamo a creare un nuovo messaggio che è, diciamo, la funzione ancora più utilizzata dagli utilizzatori di cellulari. Come vediamo, il T9 è abbastanza veloce e risponde bene ai nostri comandi, quindi assolutamente nessun problema per quanto riguarda questo aspetto. Possiamo inserire degli elementi multimediali per trasformare in MMS il nostro messaggio, quindi molto buono come software. Ovviamente mail supporta sia POP3 che IMAP, quindi nessun problema. Per quanto riguarda l'agenda, abbiamo una classica visualizzazione di questo menu, quindi nulla di trascendentale. Andiamo subito alla multimedialità, che è la parte interessante di questo telefono.
Andiamo alla fotocamera, che ricordiamo è una 5 megapixel, molto buona come qualità. Proviamo a mettere un pennarello dietro alla nostra cam, attiviamo la macro perché siamo molto vicini e proviamo a scattare la fotografia. Adesso è scattato il LED, effettivamente il flash, scusate, dovevamo toglierlo, ma vi assicuriamo che gli scatti, soprattutto in condizioni di buona luce, sono davvero molto molto buoni. Purtroppo al buio il flash LED e la sensibilità del sensore non danno gli stessi risultati. Videocamera molto buona, gira video 640x480 e ha un frame rate molto alto. Ma andiamo a vedere un video che abbiamo girato. E ci permetterà di capire, eccolo qua, la qualità della fotocamera. Come avete visto, io ho girato il telefono e il video si è automaticamente girato senza premere alcun pulsante perché questo telefono è dotato di accelerometro. Accelerometro che permette non solo di girare fotografie e video, ma anche, e andiamo subito al browser, permette anche di andare a girare le pagine web quando entriamo appunto nel browser. Come vediamo, siamo in verticale, lo giriamo in orizzontale e ecco qua il browser si dispone. Molto veloce e cosa molto interessante, il fatto di poter aprire più finestre. Come vedete, possiamo aprire più finestre del browser senza rallentamenti. Quindi un browser davvero buono che si avvantaggia anche dell'HSDPA per quanto riguarda la velocità. Ma una cosa molto interessante è che lo sfondo supporta i temi animati. Cosa vuol dire temi animati in flash? Vuol dire che se noi ci scarichiamo anche dalla rete un contenuto flash, lo possiamo usare come sfondo. E molto carino il Magic Ball, scusate, che sfrutta anche l'accelerometro ed è una sorta di oracolo. Lo possiamo mettere anche come sfondo e come vedremo, il telefono diventa un oracolo. Facciamogli una domanda, dobbiamo andare avanti in questa videoprova, la risposta ci arriverà da lui. Come abbiamo visto, l'abbiamo shakerato e il nostro oracolo ci dice che chiedimelo più tardi. Vabbè, più tardi ti shakereremo ancora. Ma andiamo alle cose un pochino più serie. Ricordiamo, nella multimedia, oltre a fotocamera e videocamera, abbiamo anche una radio FM e un lettore musicale. Lettore musicale che si può attivare insieme ad altre funzioni premendo il tasto multimedia qua laterale. Si attiva il touch media dove possiamo andare a ascoltare la musica. Qualità molto buona del lettore multimediale. Come vedete, il display diventa totalmente touchscreen. Possiamo anche andare a visualizzare le fotografie che abbiamo scattato o che abbiamo immagazzinato. Anche qua, semplicemente andando a cliccare sulla fotografia desiderata, giriamo il display e la fotografia si gira automaticamente. Quindi, buono questo aspetto del telefono con il Touch Media, come viene chiamato da LG. Ci sono anche dei giochi carini in flash che sfruttano anche qui l'accelerometro. Per esempio, le freccette, vediamo come facendo questo gesto col telefono lanciamo la freccetta. Quindi veramente particolare. Usciamo dal Touch Media, proviamo a fare una chiamata, chiamiamo il 139 e vediamo come la rubrica abbia una ricerca rapida. Siccome abbiamo tante cose da dire, vi assicuriamo che l'audio è molto buono in chiamata e anche la ricezione è leggermente superiore alla media. Quindi un telefono che a noi è piaciuto molto, un browser molto ben fatto, così come la multimedialità spinta, telefono compatto, costruito benissimo con materiale di qualità, abbiamo carbonio al posteriore, metallo e vetro, un touchscreen che funziona bene, se non per il fatto di avere questi tasti hardware rispetto a tasti a sfioramento che a volte, se non abituati, può portare a impartire comandi errati. Comunque, un plauso a LG per questo Secret che contiene davvero tante funzioni, tante multimedialità in poco spazio. Andrea Galeazzi per telefonino.net.